fa sedere. Certo che fa sedere, se è fatto per sedere non si siede. E allora? E dove? Che ho fatto questa cosa, girefoli, no! Non si butti addosso, per favore. No! Se ne stia nella sua parte, la panchina è fatta per sedersi uno di un posto e uno dell'altro. E allora? Ne ho conosciuto di gente che allungava le mani, io. Oh! È frao da gatti. Ne ho trovato che... Che allungavano le mani. Che allungavano le mani. E allora? Ma la sapete che no... Lei parla così perché non sa, io dentro di me c'ho un bubone. Oh. Di quando ero ragazzina. Oh. A 63 anni. Che sono stata molestata. Uia. Uia dopo un audeo. E cos'è successo? È successo che questo qui se ne è avvicinato con una caramella in mano, frauda gattenti. E allora due parole belle e l'altra e allora mi ha preso per mano e mi ha strattonato. E cos'era? Quanti anni aveva? Io? No, lui. Era come lei. Oh. E allora era grande o no? E allora questo qui mi ha preso proprio 3 ore per mettersi il preservativo. E io aspettando. Lo fa. Dove vai? E l'emozione le ha fatto, o no? Ma guarda, poi insomma... Certo, ma no... E non solo. E allora? Quando uno che te metti a Savini... Lei è un psicologo. Quando due c'hanno... È una cosa tra l'uomo e la donna, ma sin dai tempi di Adamo ed Eva, Chi era quella? Le sa la storia di Adamo ed Eva? L'avevo sentito parlare. Di dov'era? Di Sarda? Via Medio Campidano. Ma non mi dà regole via precisamente. Ed era Deva? Deva. Ed erano nell'orto. Il padrone dell'orto, dannao, la vaga sta andando a fare commissioni. Sì. Non toccate la mela che da pochetta a magia. Da fare. E allora? E Deva passa mezz'oretta e Deva di fare di Adamo, di fare di... E già la volevo una mele. Furbicetta, sapete, mi ha comprato? E Adamo, ma proprio la mela da che sta mangiando. C'è pere, c'è mandarini. E guarda, ma la laviamo di fare di guarda. Bagassa! Purtroppo la... Lo fa. Lo fa, Savemia. E sa quanto ne hanno in... che sono
Impringiao. Oh. L'hanno molto messo in pringi. Molto? Molto. Dove vai? Ha fregato centimetri. Comunque adesso io sto bene. Perché... Come mai? Perché mi sono messo i denti nuovi. Là che c'è gente. Ma non adesso questo quello il molestatore. Buonasera. Sera. Sì. Disturbato? No, stavamo conoscendo. Perché? Lunghi siamo. No. No, perché figlio. Volevamo, io le stavo spiegando della dentiera nuova che mi sono fatta mettere. La dentiera adesso. Nuova. Allora? Sono andato a Nuoro a mettere i denti. Dai, perché? Allora. Perché a Nuoro fanno questi denti belli e mi hanno messo questi denti davanti che quando c'è, io devo raccontare una cosa che è interessante, se non me la voglio dimenticare, ti tocco con la lingua i denti davanti e incidono, sono gli incisivi. Ci danno il discorso. Che possiamo anche... Poi... Secondo me possiamo anche andare dopo... Poi... No, dille tutta la dentiera. Poi c'è, ad esempio, quando tu sei davanti alla crisi... Narado, lascia tu perdere che ne fendi nuda tanto. Che se scusa di questa trasmissione, questo sono fatti. A casino. E allora... perché lui i denti ce li ha, capito? L'ho detto quando che siamo identico. Fuori, Sandro? E allora c'è l'altro dente. Quale? Quando io vado a dormire, se non riesco a dormire, che mi giro nel letto, mi tocco l'ultimo dente e sento una storiella e mi addormento. E che dente è quello? È il molare della favola. Vediamo. Io. Signora Angioletto, ci manda lei la pubblicità? E allora, certo, che. Ma te sei scherzino. Non ce la manda questa? Eh? La pubblicità ce la manda? Eia! Dica pubblicità. Pubblicità. Chi? Deve dire. Lo comprendo. Ed è che dobbiamo dire. Cosa dobbiamo dire? Pubblicità. Pubblicità. Benito Urgu, Jacopo Cullin!